Benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuto Yuri Kamisaska, musicista, pittore di icone, un artista che ama il silenzio e la contemplazione, che vive come un eremita ai piedi dell'Etna. E di contemplazione, di silenzio, di preghiera contemplativa parleremo oggi, in una giornata in cui, sapete, Papa Francesco insieme alla Curia Romana è sempre impegnato nell'esperienza degli esercizi spirituali. Allora vogliamo entrare anche con l'aiuto di Yuri, anche noi un po' in una dimensione contemplativa di ascolto, e lo facciamo come il nostro stile, sempre a partire dalle parole di Papa Francesco, che a proposito della contemplazione ha detto in più di un'occasione che non è importante tanto come noi ci mettiamo davanti a Cristo, ma è importante lasciarsi guardare, quindi è più importante essere guardati che guardare. Sentiamo il Papa. Una delle uscite che ho fatto, qui a Roma, a dire una messa lì e là, si è avvicinato un signore relativamente giovane e mi ha detto: padre, piacere di conoscerla, ma io non credo a niente, non ho il dono della fede. E capiva che era un dono, eh? Non ho il dono della fede. Cosa mi dice lei? Ma non ti scoraggi, lui ti vuole bene, lasciati guardare di lui, niente di più. E questo dico a voi, lasciate guardare dal Signore. Capisco che per voi non è così semplice, specialmente per chi è sposato e ha figli è difficile trovare un tempo lungo di calma, ma grazie a Dio non è necessario fare tutti nello stesso modo. Nella Chiesa c'è varietà di vocazioni e varietà di forme spirituali. L'importante è trovare il modo adatto per stare con il Signore, e questo si può, è possibile in ogni stato di vita. Io arrivo dritto al punto. Tu ti sei, a un certo punto della tua vita, sentito guardato da Dio? Ti faccio questa domanda, forse molti a casa conoscono un po' il tuo percorso. Musicista giovane, già promettente e conosciuto negli anni 70, coautore con Franco Battiato di importanti progetti musicali, lavori, anche singoli tuoi. E a un certo punto però è successo qualcosa, c'entra con questo sentirsi guardato? C'entra assolutamente, è un po' il mistero della nostra vita. Nel senso che crediamo di raggiungere determinati traguardi, parlo di traguardi spirituali, non parlo dei traguardi sociali, quello è un altro discorso, però il percorso spirituale è più un percorso che è inerente ad una risposta, cioè tu non puoi cercare Dio se non è Dio per primo che si fa in avanti, ed è l'esperienza che mi è capitata, nel senso che anch'io, come il signore di cui parlava prima Papa Francesco, ero uno che era completamente ignaro delle dimensioni dell'anima, quando così inaspettatamente, improvvisamente, gratuitamente, è come se si fosse dischiuso un orizzonte dentro di me che mi ha aperto ad ulteriori prospettive. Io ho interpretato questo come una chiamata, nel senso che era una calamita potentissima, cioè era un'attrazione irresistibile, ma un'attrazione di serenità, di beatitudine, di felicità. E diciamo che da quel momento la mia vita è letteralmente cambiata. Ora, quanto diceva Papa Francesco corrisponde un po' all'essenza del percorso che noi dovremmo fare. Quindi, avere il senso di essere sotto lo sguardo protettivo
di una presenza che è la presenza di Dio. Arrivare a questo non è così semplice perché implica un esercizio anche di abbandono. Ecco, sapersi abbandonare a questo flusso che è il flusso della vita, che è il flusso dell'esistenza. Però per fare questo, appunto, bisogna camminare in un certo qual modo e fare gli esercizi spirituali, no? Se no abbiamo sempre questa parvenza egoica che ci toglie la vera percezione della vita, nel senso che viviamo identificati in un concetto di io, abbiamo questo io che non si sa bene che cosa sia, è una realtà. Forse la tentazione più grande da questo punto di vista, no? Quella di guardare, quello di magari mettersi in ginocchio e riempire Dio di parole. E questa è la differenza tra il guardare e il lasciarsi guardare? Sì, credo che per capire il sistema di lasciarsi guardare si debba arrivare ad una condizione di silenzio interiore. Quando tu ti svuoti, quando tu fai il silenzio dentro di te, allora puoi avere la percezione di una realtà altra che ti protegge. Se noi siamo pieni di immagini, anche di immagini paradisiache, diciamo, è sempre un po' un Dio creato dalla nostra fantasia, ecco. Nella tua esperienza che differenza c'è però tra il silenzio e il vuoto, il nulla? Allora, il vuoto, il nulla, come lo si intende da un punto di vista psicologico, è uno stato di insoddisfazione, uno stato di apatia, di inedia, di insofferenza verso la vita. Il silenzio, come lo intendo io, è l'essenza della nostra anima, nel senso che noi siamo silenzio sul quale poi si sovrappongono le immagini dei nostri pensieri. Quindi silenzio è lasciare spazio a Dio anche. Assolutamente sì. Bisogna arrivare a fare silenzio. Tutti i grandi mistici, io parlo di Santa Teresa, Elisabetta della Trinità, San Giovanni della Croce, i loro sistemi di meditazione consistevano innanzitutto, cioè come primo passo, quello di riuscire a far decantare i pensieri. Però se i pensieri viaggiano continuamente dentro di noi, insomma, non possiamo avere la percezione della realtà sottile che ci governa. Silenzio è la condizio sine qua non. E non possiamo fare, dice Papa Francesco, l'esperienza del lasciarci consolare. Sentiamo ancora Francesco. Ma non è facile lasciarsi consolare. È più facile consolare gli altri che lasciarsi consolare. Perché tante volte noi siamo attaccati al negativo, siamo attaccati alla ferita del peccato dentro di noi. E tante volte c'è la preferenza di rimanere lì, sul solo, sia sul lettuccio, come quello del Vangelo, sull'altro, lì, e non alzarsi. Alzati, è la parola di Gesù sempre, alzati. E non è facile, perché per lasciarsi consolare dal Signore ci vuole spogliarsi dei nostri egoismi, di quelle cose che sono il proprio tesoro, sia l'amarezza, siano le lamentelle, siano tante cose. Ci farà bene oggi, ognuno di noi, fare un esame di coscienza, come il mio cuore. Ho qualche amarezza lì, ho qualche tristezza, come il mio linguaggio. E di lode a Dio, di bellezza, o sempre di lamentelle. E chiedere al Signore la grazia del coraggio, perché nel coraggio viene Lui a consolarci. E chiedere al Signore, Signore,
vieni a consolarci. Prima era lasciati guardare, adesso lasciati consolare dal Signore. Mi colpisce che lo stesso verbo, ed è un verbo almeno apparentemente passivo, non è fa questa è passivo, cosa. Certo. Ora, il mio pensiero è questo. Lasciarsi consolare da chi? No? Il Papa dice lasciati consolare dal Signore, lasciati consolare da Dio. Ma Dio cos'è? Un'astrazione o è una realtà presente? E questo è il punto, secondo me. Se noi non riusciamo ad avere una percezione sensibile della realtà di Dio dentro di noi, ci risulta poi difficile lasciarsi consolare. Cioè diventa un gioco psicologico, mi lascio consolare, mi abbandono, ma a chi, a che cosa? Invece se tu scopri che il Dio vivente dimora dentro di te, diventa più semplice poi il percorso della vita. Non si è mai soli, mai. Dio, la realtà vivente, è dentro di noi. Teilhard de Chardin parlava della Trinità immanente e della Trinità economica, cioè la Trinità oltre, la Trinità trascendente, è la Trinità presente nell'uomo. Ora, sapendo che le cose stanno in questi termini, perché cioè che siamo abitati da Dio, ecco, allora o questo Dio ce lo teniamo lì e ogni tanto lo pensiamo, o altrimenti cerchiamo di conoscerlo. È la follia, secondo il mio punto di vista, accontentarsi solo di credere in Dio. Dio deve essere conosciuto nei modi compatibili alla nostra esistenza umana. Il Papa, quando coniuga il verbo lasciare, lo coniuga però pure in un altro senso, no? Dice lascia perdere le cose a cui sei affezionato, insomma quelle cose che invece ti fanno perdere, sì, perdere la strada. Sì. Tu a che cosa hai dovuto rinunciare? E insieme a questa domanda ti vorrei chiedere qual è la pagina del Vangelo che ti dà più consolazione? Allora, intanto diciamo una delle pagine, degli episodi del Vangelo che più mi dà consolazione è la trasfigurazione, cioè quando leggo il passo della trasfigurazione, per me è una grande apertura per tanti motivi che adesso non sto qui a spiegare, dalla presenza di Elia, di Mosè, cioè lasciamo perdere, quello è un Mi illumina interiormente quel fatto, anche perché, è bene dirlo, insomma, la visione della trasfigurazione è stata una visione interna degli apostoli, no? Non è che loro esternamente abbiano visto il Cristo trasfigurato, è stata una visione personale. Quello che io ho dovuto lasciar perdere in realtà è stato tutto. Ho dovuto lasciar perdere tutto, ma ne sono ben felice. Cioè, abbandona tutto per avere il tutto, diceva San Giovanni della Croce. Fino a quando tu hai dei legami che ti tengono ancorato alle realtà passionali, non puoi avere questo slancio verso l'alto. È un po' come l'uccellino, no? Che cerca di librarsi verso il cielo. Anche se è trattenuto da un semplice filo di lana, non potrà volare. Solamente quando quel filo di lana si spezza, l'uccellino si libera in alto. Così, questa è la via dello spirito. E questo ha inciso e ha cambiato il tuo modo di fare musica? Totalmente. Perché? No, abbiamo perché, anche pochi secondi, sì, per dirlo, no, ma allora, questo qua lo voglio prima, sapere perché dopo canterai, sì, per noi. Sì, allora, prima era l'espressione del mio ego e delle mie frustrazioni
e delle mie insicurezze. Dopo è diventata l'espressione di una ispirazione, di una realtà, di una libertà che sento dentro di me. Insomma, questa espressione di libertà e di realtà la sentiremo tra pochissimo, prima però dobbiamo fare una piccola pausa, vi aspettiamo. Di nuovo in diretta insieme a Yuri Kamisaska, siamo pronti a sentire una sua canzone che dicevi prima è diventata all'interno di un percorso artistico che ti ha portato ad esprimere una libertà, sì, che hai scoperto, che sì, hai trovato. Sì, le cose stanno in questi termini. Credo che non si possano scrivere certe cose a cuor leggero, come si suol dire. Cioè, se tu ti prendi la responsabilità di scrivere un brano come quello che sentirai fra un po', devi aver fatto un certo tipo di percorso. Questo brano si chiama Suprema Identità, parla di Dio, dell'universo, della suprema identità, sì. E parla anche dell'uomo, c'è un passaggio un po', come dire, dialettico, no? In cui tu definisci noi per un verso raggi di verità, però allo stesso tempo in un mondo senza umanità. Beh, questa è la contraddizione della nostra esistenza. Non faccio il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio, diceva San Paolo. Cioè, noi siamo spinti a voler fare del bene, però a volte questo non ci riesce e agiamo male. C'è una contraddizione dentro di noi. Fino a quando non riusciamo a scavalcare il mondo delle apparenze e finalmente ritrovare la nostra vera identità, che è l'identità divina, saremo sempre soggetti ai dualismi di bene e male. E allora sentiamo, Suprema Identità, Yuri Kamisaska. Per giorno con le nostre vulnerabilità.
sentirci diversi, affondiamo i pensieri negli spazi celesti. Illumina e tutto muove la suprema identità. Grazie Yuri. No, risentendo c'era un altro verso che pure mi ha colpito. Per sentirci diversi affondiamo i pensieri negli spazi celesti. Eh sì, gli spazi celesti sono gli spazi del silenzio che dovremmo trovare dentro di noi. Anche questa è una cosa non semplice da fare, ma è possibile. È possibile attraverso un'educazione del pensiero, un'educazione della nostra mente. Senti, tu farai un concerto a cui tieni molto a Firenze il sì. 30 aprile sì. al Teatro Odeon sì. e c'ha un altro nome strano che si chiama Adunanza Mistica, mistica che sì. è un binomio difficile perché Adunanza appunto l'idea della comunità, peraltro pure di un certo tipo di comunità. Sì. E mistica è una parola che noi associamo più alla persona da sola, in qualche modo. Sì, adunanza mistica perché la intendo come un'adunanza di anime. Mm. Cioè, coloro che vengono al concerto sono coinvolti in prima persona. Non si tratta tanto di proporre un qualche cosa da vedere, ma di riuscire a creare un coinvolgimento globale generale per una elevazione interiore. È un titolo che mi piace. Ci sarà tra le altre cose la presenza di un grande performer di teatro danza Katakali che è Mario Barzaghi, il quale farà delle cose fantastiche. Io ti ringrazio intanto perché ci hai coinvolto già oggi qui con noi. Noi ci rivediamo domani, sempre alle 17.30, grazie a Yuri Kamikaska, adesso il Rosario in diretta da Lourdes, a domani. La Vergine Santa interceda per noi, affinché restiamo fedeli alla volontà di Dio, facendo fruttificare i talenti di cui ci ha dotato. Così saremo utili agli altri e nell'ultimo giorno saremo accolti dal Signore, che ci inviterà a prendere parte alla sua gioia.